questo vino è prodotto negli insediamenti occupati. Così reciterà nei paesi dell'Unione Europea l'etichetta con l'indicazione d'origine. Una norma interpretativa di Bruxelles riorganizza l'accordo di associazione con Israele in riferimento ai prodotti nei territori occupati dal 1967 in Cisgiordania e nel Golan. Una misura non solo formale, perché le importazioni dagli insediamenti non godranno dei benefici doganali assicurati a quelle israeliane. È una questione tecnica, non è una posizione politica. I prodotti che provengono da Israele, entro i suoi confini riconosciuti, beneficiano di un trattamento fiscale preferenziale quando entrano nell'Unione Europea. Questa procedura non cambierà. Bruxelles non supporta in qualsiasi forma boicottaggi o sanzioni contro Israele. L'Unione Europea deve vergognarsi, ha detto Benjamin Netanyahu, parlando di una decisione ipocrita e che rivela un doppio atteggiamento. Ad essere colpiti, sostiene il premier israeliano, saranno proprio i palestinesi che lavorano negli stabilimenti israeliani. Il volume degli scambi tra Unione e Israele è di circa 30 miliardi di euro l'anno. Quello con i territori occupati rappresenta meno dello 0,5%, 154 milioni di euro nel 2014.